Ciao a tutti da Salvatore, eccomi qui, mi trovo con due grandissimi, un grandissimo attore nelle vesti di regista per la prima volta, Massimo Poletti e il grandissimo Alessandro Haber. Siamo tutti pronti per questo film, La Settima Onda. Speriamo, speriamo. Ecco, allora, grande emozione, poi mi ha colpito molto il rapporto tuo con il cane, Alessandro. Che rapporto hai tu con gli animali? Bellissimo, ho avuto anche un cane che mi ha fatto soffrire molto quando se n'è andato, poi non ho voluto più. Mia figlia ha un cagnetto che spesso però mi fa compagnia anche a me. Ah, ecco. Il cane è fondamentale, c'è tanta gente che è sola e che trova sfogo con un cane, trova l'amicizia, l'affetto, la simbiosi insomma in qualche modo con un cane. Per cui gli animali sono molto utili all'uomo e spesso gli animali sono molto migliori di noi. Quasi sempre, io direi, ci aiutano a noi, tante volte noi ci illudiamo di aiutare il cane, ma sono loro gli animali, anche gli atti, che aiutano noi, perché ci danno tanto, hanno uno spirito maggiore. Sì, sì. Ecco, un messaggio, messaggio? Ecco, dicevi, un messaggio speciale in questo film, che quale vuole essere? Ma è un messaggio che secondo me è... con una parola sola è speranza. E speranza. E la passione. E la passione. E la passione. Aiuta a vivere meglio. E di non arrendersi mai. 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 Ecco, salutiamo ciao, tutti ciao. Quanti e invitiamo tutti il 24 maggio al cinema. Anche ciao. Il 25, il 26. E giorni dopo. Ciao a tutti, da Salvatore e da Poi Grazie. 30 secondi anche